qui, in collegio, non si balla. È uno, è due, tre. Vola con quanto fiato in gola. Non si balla qui. Ah, non si può ballare, scusate, mamma mia, come fa David? Signorina Cangiano, purtroppo lei non può avere la cravatta con lo stemma del collegio. Mi dispiace, deve lasciare il collegio. Umaro, ma a chi le faccio io le traduzioni? Sono la figlia del Vesuvio, appunto, ma è rutto, faccia il rutto. Io credo che lei sia ancora un po' troppo acerba. Non è acerba, vicino a me. Tu qua ci puoi fare una spremuta che anche senza zucchero è schnamor. Perché mi avete visto a me? Non mi avete visto a me. Quindi, sa che deve sempre cercare di farmi capire quello che dice. Ma io parlo troppo bene, siete voi che non capite. E non glielo traduco nemmeno perché si capisce ed è lei che non capisce manco un cazzo. Signorina Veda, lei è una persona sensibile e intelligente, ha solo bisogno di maturare un po'. Maturare a me? Almeno a me sono maturati i capelli, a te manca che il... Valentina deve liberarsi di quei capelli ormai del color melanzana sbiadita. No, aspetta un momento, guarda, e voilà. Ua, no, aspetta, ho sbagliato, e voilà. Guarda qua, wow, sono un bijou. Sembra Anastasia più magra. No, questo è body shaming. Non è body shaming. E invece tu sei proprio simile al brufoletto che mi è uscito ieri sul culo. Voi non chiamatemi più Anastasia, chiamatemi Valentina più grassa, ok? No, Anastasia, è inutile che fai ste scene, è un insulto, devi stare calma. Secondo me è un comportamento da bambina. E pure più grande di me dovrebbe essere anche più matura e sapere affrontare le situazioni. Allora, io le situazioni le so affrontare. Vieni qua, che ti faccio vedere il buono come le affronto. Ti faccio vedere il buono, ti faccio vedere. Ma non ci deve stare male, ma scusa, è una cosa oggettiva. Basta, non scegli te per quello, per cosa. Oh, ma sto parlando con Valentina, basta. Non mi rompere i coglioni. Basta, lo decido io. Oh, basta, lo decido io. Ti faccio fare la fine ai Minlock. Quale fine? Che ti faccio fare capebura, capitano? E impara, essendo che sei così grande, farà la fenomena. Che se io ti parlo, tu mi guardi in faccia e non parli con gli altri, ok? Oh. Tu devi stare solo che zitto e non avere il mio nome in bocca, appunto. Rebecca. Sangue, sangue, sangue. Vai, Ivi, diglielo anche tu. Sangue, sangue. Anna fa botta, sanna va, trivi. Comunque ti posso assicurare che sono normale. Non ti scioccare. Sei quella matura, te la 2004 si vede proprio. Guarda, a impatto lo direi subito. È dal secondo giorno che non ti cago. Guagli un caso vattene veramente. Oh, placatevi. Ah, ma che c'entri, ma come va a me? Ma tanto sfondalo, come? Sai, avere una giornata senza avere il nostro nome in bocca. Sei un'invidiosa di merda, stai zitta. Cosa devo invidiare, l'immaturità, la bambina zena della persona? Ragazzi che litigano. Oh, bro, non mi sfida che ti ho fatto. Oh, i tacci che proprio. Oh, Ya, vabbè, bro, non fa niente. Vieni qua, dammi un abbraccio, facciamo pace. Sì, infatti, facciamo scemo. Ti voglio bene, frate. Ragazze che litigano. Ah, so, ti riempio di mazzate. Oh, state zitta, che ti tiri qui. Quanti capelli che tiene un capo, che la paglia? Ora, quando è che non dolava? Zozzo! Sta cezza! Sta aperto! Non mi parlare mai più! Dopo 2 anni che non si parlano e si incontrano per strada. Guarda chi ci sta, che la loto! No! Sì! L'ho fatto io questo taglio! La mia depilazione così improvvisa è nata per gioco! Mi sto scioccato, cioè stanno depilando a questa? Uè, visto che ci siete, volete depilare pure a me, che me ne è cresciuto un po' che pill? That's the leg of peace, babe. E back to su stack dai gosce di guarda qua, oh, wow, mamma mia, che patato. E back to su stack dai gosce di pozzare buone giacciste. Gioco a tennis, mi sento très motivé e très avec la rage. Uè, che non capiamo manco l'inglese, vuoi parlare addirittura francese, già. Che dite, Kist? Io di francese so dire solo très bien, comment ça va, and comme si comme ça. E io in francese so solo dire vate far foot. Credo si dica così e non lo voglio tradurre. Adesso vi detto la traccia. In una lettera a un tuo familiare. In una lettera al... A un tuo compagno o a un tuo amico. Al tuo familiare? Poi che ha detto? Scrivi quello che non gli hai mai detto. Aspetta che sono rimasto al familiare. Poi che ha detto un tuo compagno o un tuo amico? Ma che avresti tanto voluto dire. Ma hai detto una cosa! E stai parlando velocissimo come la
già scrivo Moraudi, ma no! Questo la sta andando! Ma quanto tempo che dice già scritti, secondo te? Già! Ma poi sì, vorrete scrivere al vostro familiare o al vostro amico quello che gli avete mai. Oh! Già scrivo, ma tengo tempo! Basta, non ci fastidiate, poi fa chi niente! E pozzate buono! Comunque, come una promessa per essere una classe di collegiali modello. Ma modello non nel senso che non fa. Basta con questi applausi! Già... Ma noi siamo già modelli! E guarda che io sono una figa stratosferica, sono una patatona! Uah. Non è che devo stringere, la gente mi interrompe, quindi non posso parlare. Basta! Uè, non mi fate arrabbiare, alla mia preferita, che mangazzo pure io, eh! Devi parlare in italiano! Ma parlo in italiano! Non ripetere le stesse cose, di quello che vuoi fare! Ascoltaci di zittire me, zittisci loro! Imbecille, che cacchio! Il problema è che Senna non si sa perché cazzo l'hanno eletto rappresentante di classe, forse l'avranno eletto perché è fregno, non lo so. E si bella ma non ha ballo, fra! Abbiamo capito, basta! No, non avete capito, continuando a farlo. Sempre mia madre. Magari. Almeno do quattro schiaffi, vediamo come da giusti. Sia morali, sia... Wow, ti amo! La mia vita! Vuoi essere mia madre? Uè, ma t'ha già fatto? No, mamma, scherzavo. Ognuno al suo posto. Bella colpa tutta, prof. Hai visto come so figo, ah? Guarda che hanno figurine. Signorina Federico, mi spiega cosa ci fa con la scopa? Io non lo so, signora, professoressa Petolicchio. Lei ruba le scope al bidello. No! Arrestatela per furto aggravato di scopa al bidello. Mettetegli le manette. Gentile professoressa, volevo presentarle due nuovi collegiali, il signor Palazzo e il signor Cresta. Sono contenta di avere delle new entry. Sì, due manzi da poter assaporare. E capisci a me? Oggi ho intenzione di terminare il discorso sui solidi di rotazione che abbiamo cominciato e me ne vado di qua quando l'ho terminato. Ergo, voi mi ascolterete. Punto. Io so solo che come solidi di rotazione al momento ci sono solo quelle che mi avete fatto scendere. Le palle. Cosa vuol dire ergo? Cosa vuol dire ergo? Glielo diciamo a ricorda. Vuol dire dunque. Ma con quanta cazzimma lo ha detto? Ergo vuol dire dunque. Deficiente. Non mi dai. Rossule non ha luccato, loco, che ha tenuto una certa età per un infarto. Sono Davide, ho 17 anni e ormai le munizioni a questa età a che servono? Dillo a mia madre. Che mi devi dire, eh? No, niente, mamma, niente. 15 a 6 per le ragazze. Giocatrice migliore, rappresentante migliore, capito, Sena? Ho vinto. E baciami il culo, se ha vinto, sono la migliore, sei un loser. E vai. Ho vinto. Sono una grande. E tu sei un perdente. Non è competitiva la ragazza, mi dicono. Dottor Federico, è che non andava al computer, cioè ogni due secondi si rompeva, quindi... Ah, ma ogni tanto parla questo, wow. Così ci fa emozionare. L'ennesima figura di... Io l'adoro troppo, davvero mi fai schiattare! C'è chi mi prende per il... Così ci parliamo adesso, tanto che siamo... Tutti! Chi sono, quindi anche mentre voi. Parlavi, lui ti faceva i versi! Tutti la prendono per il culo, ma se hanno visto il logo o no? Almeno questa ha le palle, voi che tenito! Già! Ma voi non vi fate schifo al c***o a trattare una persona così! Ma che persone siete? Fatevi schifo! Brava! Falle una munnezza! Smontali come dei mobili dell'IKEA! Calmati un c***o! La carne! Non gridare un c***o! Voi gridate sempre durante la lezione. Voglio farmi delle magliette così. Io la tifo, sono un fan. Sina grande, perché non avete la coscienza sporca e non avete le palle di dire che siete egoiste, tirchi e bugiardi. I biscottini ve li mangiate voi, agli altri non le danno, perché a noi non ce li date i biscottini. Cioè stanno discutendo per dei biscotti? Guarda, non li tengo adesso, ma quando ne vuoi, quando è bin, è già. Vuoi allontanarti? No, non mi allontano. Non c'è bisogno che urli. Non mi interessa, io perché che dire. Ma che sta succedendo? Hanno tutto il ciclo, perché sennò non si spiega. Se non mi date i due nomi, due ragazzi, non vengono in città. No. Ma lei, non ho capito, le piace mettere zizzania? Tu zizzagnare, loco, metti solo zizzagna, sino zizzagnare. Podeschi, parziale. Spacco tutto! Stupidi scemi! Di tipo ornitologico. Cosa significa, signorina Comelli? Degli animali. Quale tipo di animali? L'ornitorinco. Ornitologico, ornitorinco, l'inizio delle due parole sono uguali, quindi il ragionamento non fa una piega. Dunque, è tutto bianco il piumaggio? Tutto! E allora è... È mammut! Vedo uccelli dappertutto, professoressa. Ma che ne è fatto?
Arasta! Sta schiatta, faccio vedere! Già sento puzza di me! Ma Giuba, chi è che non si lava? Quando fate la cacca, il culetto ve lo dovete lavare, e dai! A me piace ballare, mica fare uno, e due, e tre, e qua, che cos'è? Ma la danza del Giappone! La danza del Giappone, si sceme e si coglione! Signorina, ricorda lei cosa ne pensa? Bellissimo tutto, a me il campeggio mi fa schifo! Sei falsa, Simona! Ma io mi chiamo Matilde! Se vabbè, ciaone! Si è verificato! Una situazione incresciosa, fuori dal collegio, inammissibile. Sono sparite, io direi ruba caramelle. E questa è una situazione incresciosa. Perché se ne rubate delle caramelle? Uai, a dove vivi, Kate? Nel paese dei balocchi. Ok, che late, callet, collet, cold. Cold. Sta acceso in inglese comunque. Yeah, cold, callet, collet. Già pazzo fa. Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma c'è qualcuno. Ma Greta a posto! Piange in te, oh no, va a buttare la foro! Io lo so qual è il problema della camera Tano. C'ha un nome e un cognome. Comunque nel mio cervello c'è il caos. E finisce qui la quinta parodia del collegio. Noi ci vediamo ad un prossimo video la prossima settimana. Grazie mille per tutto, ragazzi, vi voglio un mondo di bene. E ciao!